Ed eccoci tornati in diretta sulla BCE. Allora, saluto Gian Ergas intanto che mi ha raggiunto in collegamento. Ciao Gian, ben trovato. Buongiorno. 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 Allora, intanto andiamo con un flash sul comunicato con la prima riga. Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 75 punti base. Gian, di solito non viene scritto in apertura il rialzo dei tassi. Oggi l'hanno fatto. Allora, te l'aspettavi? Ti aspettavi di più, di meno? Cosa ci dici? Non mi aspettavo esattamente questo, l'abbiamo detto, l'abbiamo anche scritto questa mattina nelle nostre note, abbiamo detto come se fosse un dibattito, this house votes 75 basis point, ossia questa Camera, ossia questa Assemblea vota per 75 punti base, siamo stati estremamente chiari, io vedo una situazione abbastanza complessa nell'Eurozona, l'Eurozona è energia, la Banca Centrale Europea non è più una banca centrale, è un trader di gas naturale e di prodotti energia e dunque loro devono reagire molto velocemente a certe situazioni che potrebbero dare ulteriore adito a spinte inflazionistiche. Qui non c'è più il lungo termine, qui c'è il breve termine. Trovo molto interessante le loro notes, che loro si mantengono ancora abbastanza ottimisti su questa inflazione per i prossimi 3 anni o 2 anni, però quello che mi ha stupito è che loro non vedono recessione nel 2022, a quanto vedo dai loro numeri, ma Vero. parlano di economia che ristagna. Questo è molto interessante. E poi chiaramente c'è l'APP che è il QE tradizionale che loro continueranno e continueranno anche a reinvestire i fondi del PEP, perché loro due lati, l'APP è la liquidità nel sistema e il PEP è il rischio sovrano e loro a questo punto devono gestire inflazione, combattere e in più evitare crisi, rischio sovrano, panico. Queste sono le due direttive di base e devono cercare a questo punto la quadratura del cerchio. Ok. Ecco, tu hai detto giustamente rialzo dei tassi aggressivo perché si parlava del 50-75, ma secondo qualcuno si poteva anche fare di più, ma questo che rischi avrebbe portato? Ma io credo che effettivamente non avrebbe portato a nulla, perché avrebbero poi dovuto fare qualcosa di meno dopo e avrebbero probabilmente a quel punto troppo spaventato il mercato sull'impatto che avrebbe potuto avere chiaramente sull'economia reale. Ricordiamoci, qui loro sono in bilico tra, diciamo, inflazione ed economia reale. 75 per loro è tanto, 75 per loro è come 100 per la Federal Reserve, loro sono RST, loro stanno giocando di rimessa, la Federal Reserve a questo punto sta giocando d'attacco e dunque questa è un'altra strategia. A me 75 e in più ci saranno dei commenti secondo me molto duri adesso e vedranno la loro determinazione. Allora, 75 più determinazione l'avevamo previsto, l'abbiamo scritto stamattina anche di nuovo ribadito e credo che questa sarà una riunione pressoché storica. Ecco che è Questa è la entrata, dovrebbe riunione essere entrata presa. proprio in questo momento che si lega. Ecco, questo vediamo se sarà così. Jean Ergas ci sta dicendo che secondo lui sarà una riunione molto dura. Adesso ci sono le foto, quindi possiamo ancora prenderci qualche secondo. Vedremo quanto e come parlerà ovviamente del futuro, dell'obiettivo di tornare al target del 2%, anche della situazione dell'euro, Jean, perché è insomma sceso sotto la parità rispetto al dollaro dopo 20 anni. Adesso durante il comunicato era risalito, ma insomma poi era sceso, ma è lì, sì, adesso è sulla parità, ma insomma è molto debole l'euro. Di conseguenza vediamo quanto si soffermerà su questo dato, ma tu ritieni che sarà una conferenza insomma abbastanza aggressive, ecco, Questa è una mettiamola così. conferenza estremamente aggressiva e qui abbiamo vinto veramente una cosa molto importante. Qui hanno vinto i fatti. Qui hanno vinto, per esempio, la Schnabel. Ma Qui hanno secondo vinto te Lagarde era Falco Kazakistan. Colomba? Lagarde, lei, Falco Colomba era. Lei secondo me tende più a essere falca, perché loro stanno dicendo che bisogna combattere l'inflazione, mentre Good le afternoon and colombe welcome lì to sono, per the ECB esempio, press conference. il loro Joined chief here on economist, Sam stage Hale, e by poi President chiaramente Lagarde. anche l'Italia che dice no, bisogna fare Eccola attenzione alla qua, crescita eccola, rispetto al dollaro. sì. Eccoci. Allora, vediamo, forse adesso c'è My degli. No, name stanno is ancora Christopher parlando, Cross. sì, adesso stavano As we are per dare meeting la in a parola hybrid format a again, Christine Lagarde, I però would like sentiamo to anche cosa si ask sta those dicendo. who would Gian, then guarda, later se sei ask d'accordo, questions così via ci the camera to put addentriamo. on their microphones and their cameras because we want to see her and hear them. And now, give the floor to President Lagarde. President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang, and good afternoon to all of you, particularly those that I can see in the room. I hope you had a good break. So, today the Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. Consiglio di What does that aumentare i mean? tre tassi.
from the prevailing highly accommodative level of policy rates towards levels that will ensure the timely return of inflation. Allora, noi ci spostiamo da un livello che era importante a che noi si possa raggiungere uno standard di inflazione meno. Esatto, e anteriormente linea dura perché ci sono le attese inflattive che aumentano, rivaluteranno regolarmente il sentiero e le aspettative inflazione e non le decisioni con essere dipendenti dai dati. Allora, molto abbiamo preso decisione oggi e ci aspettiamo di aumentare ulteriormente i tassi. Questi spaccano tutto. Questa è la presa della carta Clint Eastwood. Allora, 9,5% in agosto. Alimentari e in più il ricorrimento riapertura economia. Allora ci sono ancora queste spinte forze inflattive, chiaramente inflazione e che l'inflazione potrebbe salire ulteriormente, linea e la politica monetaria avrà il suo effetto. L'inflazione scenderà, non si dice quando. Allora, lo staff ECB ha rivisto le attese 22,8,5,3. Allora, io 2,3, 24, queste sono attese troppo ottimiste. Allora, qui c'è l'economia che rallenta nell'Eurozona. Allora, chiaramente, fine dell'economia e anche l'economia. Ci sono ancora delle strozzature nelle catene di fornitura. Più le situazioni geopolitiche specificatamente la giustificata russa con Ucraina. This outlook is reflected in the latest staff projections for economic growth, which have been revised down markedly for the remainder of the current year. Le GDP. Staff now expects the economy to grow by 3.1% in 22, 0.9% in 23. Allora Gian, perdonami un secondo, si sente un po' male la traduzione, infatti ce lo stanno scrivendo anche gli amici, portate pazienza un istante, adesso vediamo se è un problema di microfono di Gian. Gian, se mi senti, proviamo a sistemare, perché prima ti sentivo benissimo. Allora guarda, mi senti meglio? Così sì, prova a parlare, prova a parlare un secondo. Adesso, come sento, come senti? Sì, ogni tanto va via, adesso si sembra, riproviamo, se no vediamo di fare qualcosa, proviamo. Teniamo il microfono. Sembra, è meglio adesso. Sì, ogni tanto va via la voce, ma cerchiamo di farlo, perché sennò purtroppo si sente veramente male. Ok, andiamo da Lagarde. Ci sarà un ulteriore comunicato stampa sulla remunerazione di questi depositi. Un altro comunicato. Come vedono che si sviluppa l'inflazione e le loro attese delle condizioni finanziarie e monetarie. Allora, aumento nel secondo trimestre, grossa spesa dei consumatori. Durante l'estate viaggiano di più il settore turismo. Però le imprese soffrono chiaramente ancora per il fornimento e degli alti costi dell'energia.
third quarter, we expect the economy to slow down substantially over the remainder of this year. Allora, noi ci aspettiamo che l'economia rallenterà in maniera sensibile per il resto dell'anno. Allora, l'alta inflazione sta riducendo e comprimendo la spesa. In più ci sono le catene di rifornimento. Allora, che la riapertura che portò questa forte portamento dei domanda servizi, questa domanda andrà scemando. E ci sarà chiaramente anche i termini commerciali di scambio peggiorano. E la confidenza, la fiducia sta scendendo rapidamente. Però il mercato del lavoro è rimasto robusto. L'impiego aumentato da più di 600.000 persone. E il tasso di occupazione è a un minimo storico. Le ore totali lavorate sono aumentate ulteriormente. Allora Gian, scusa, ti interrompo solo un secondo, abbiamo capito dove sta il problema, adesso lasciamo un attimo la guarda senza la traduzione, ti chiameranno dalla regia, rispondi così ci colleghiamo col telefono e potremo sentire. Devo fare? No, esci che ti... Sì, vero ragazzi, ditemelo in presa diretta, sì, perfetto, ti contatteranno telefonicamente, noi intanto sentiamo la guarda, scusate amici che ci seguite, purtroppo sono inconvenienti legati alla diretta, però adesso ci ricolleghiamo subito, intanto saluto Ottavio che appunto dice non si sente, anche un altro Felice, Luigi, adesso sentiamo Lagarde comunque sentiamo la sua voce, appena Jean rientra lo sentiamo in italiano, prego. 1% in August. Energy price inflation remained extremely elevated at 38.3% and it was again the dominant component of overall inflation. Market-based indicators suggest that in the near term, oil prices will moderate, while wholesale gas prices will stay extraordinarily high. Food price inflation also rose in August to 10.6%, partly reflecting higher input costs related to energy, disruptions of trade in food commodities, and adverse weather conditions. While supply bottlenecks have been easing, these continue to gradually feed through to consumer prices and are putting upward pressure on inflation, as is recovering demand in the services sector. The depreciation of the euro has also added to the build-up of inflationary pressures. Price pressures are spreading across more and more sectors, in part owing to the impact of high energy costs across the whole economy. Ma sentiamo forse se io tolgo gli auricolari, parlo dire. Aspettative girando all'insù le richieste salariali. La più parte delle attese inflazione a lungo termine sono sul 2% e dobbiamo continuare a monitorare. Allora, torniamo alla nostra valutazione. Nel contesto di un rallentamento dell'economia globale, i rischi sono all'ingiù, praticamente nel breve termine, come riflesso anche delle nostre previsioni,
l'energia e il problema dell'elettricità è il razionamento. La fiducia potrebbe deteriorare ulteriormente e di nuovo peggiorare. I prezzi energia e alimentari potrebbero rimanere più alti del previsto e potrebbero, la disponibilità dell'euro potrebbe anche agire sulla domanda esterna. Allora, il vero problema anche nel breve termine è un maggiore, diciamo così, scompiglio nel settore energia, perché l'energia porta anche a un deterioramento della capacità produttiva della zona euro. O aumenti salariali più alti del previsto, se i costi di energia dovessero scendere, e nel previsto su un medio termine, potrebbe ridurre le pressioni. Vediamo le condizioni finanziarie e monetarie. Allora, chiaramente i tassi di interesse del mercato sono aumentati perché ci si aspetta un ulteriore rialzo dei tassi. Chiaramente i prestiti per i singoli a livello più alto tassi degli ultimi 5 anni. Allora diventa più difficile finanziare costi di produzione alti e ricostituzione magazzino. Allora qui abbiamo costi di finanziamento più fiducia a consumatori meno. Allora per riassumere, tassi principali 75 punti base e aspettiamo di e prevediamo di aumentare ulteriormente. Presentazione permarrà per un periodo esteso. E loro qui hanno fatto proprio una scherzata, perché non c'è più questa politica accomodante per arrivare allo target medio termine 2%. Loro decisioni continuano a dipendere dai dati e faranno meeting per meeting. E utilizzando tutti gli strumenti come da loro mandato per assicurarsi che l'inflazione ritornerà a questo target. Non si può dare chiaramente un'idea della discussione del Consiglio per aumentare i 75 punti base e non 100? Allora, come vi piazzate nei confronti del tasso neutrale e del tasso finale? Grazie per queste due domande. Prima domanda. The Governing Council unanimously decided to raise è stata una decisione unanime. Allora, questo lo diciamo prima, non vinto i salti. Sono discorsi differenti, ma alla fine hanno votato unanimemente, questo è importantissimo. Allora, come siamo arrivati a questa decisione? Come ho detto prima, come ho ripetuto, per l'ultima riunione di luglio, sono dipendenti dai dati, meeting per meeting. Questa è la metodologia che noi stiamo usando. Fu presentato al nostro staff le loro proiezioni, avevamo i numeri di inflazione,
e abbiamo le prospettive crescita. Vista di questi numeri estremamente alti, 9,1, ma gli ultimi 10, ma questi gli ultimi 10 maggiore. Abbiamo fatto una decomposizione delle fonti di inflazione. Dov'è l'inflazione? E quali prodotti sono particolarmente impattati? E mentre abbiamo concluso che l'energia è la fonte principale di inflazione, più di 30% l'anno fa, ma ancora il fattore dominante, ma non l'unico, ma l'incremento degli alimentari, ma già anche, e quello che dicevamo prima, perché l'inflazione incide nel sistema, anche i servizi, dove i fattori offerta sono meno prevalenti. C'è un ventaglio di prodotti e servizi in un aumento del 4%. A cospetto di un'inflazione molto alta e che è persistente, l'azione decisa deve essere presa. Abbiamo deciso di normalizzare la politica monetaria come iniziato in dicembre. Allora, quelli che mi dicono che noi siamo in ritardo, io dico che noi siamo in viaggio. Allora, loro stanno seguendo il loro tragitto con l'APP e il PEP, e loro stanno gradualmente, stanno uscendo da questa crisi accomodante e devono procedere con la normalizzazione. Perché chiaramente lo scostamento dal target giustifica questa azione. Questa è un po' di una isolata. Allora, qui lo ribadisce quello che diciamo noi prima, questi vanno sul serio. Questa 5 è la norma, ma meeting per meeting determineranno sulla base dei dati di quanto aumenteranno i tassi. Allora, determineremo il tasso di interesse che ci porterà al target medio termine del 2%. Non siamo al 2,3. C'è ancora un lungo viaggio da fare. È stata una discussione molto cordiale, una discussione molto efficace su tutte queste materie. E questo era chiaramente basato sulle proposte del nostro staff e del nostro chief economist Philip Lane. Gian, ti chiedo solo una cosa intanto. Tu sei d'accordo quando Lagarde dice non siamo in ritardo, siamo vicini al rate? Siamo in viaggio. Penso che non mi senta. Allora lasciamolo tradurre, che è meglio. Dopo lo blocchiamo. Il tasso zero non è un tasso neutro. Siamo lontani dunque dal neutro. Ci stiamo avviando in quella direzione? Perché facciamo il front loading, questo è importante, perché dicono facciamo il grosso adesso, però ci sono futuri aumenti. E loro determinano meeting per meeting il passo. Ma ci stiamo sicuramente avviando in quella direzione, perché loro vogliono, deliver, vogliono arrivare al loro 2% target. Goes to CNBC. Thank you.
very much for taking my question. I have one on quantitative tightening, because clearly... Allora, questa è la quantitative tightening, e questo sarebbe la riduzione del portafoglio obbligazionario di 3,3 trilioni di obbligazioni euro. L'avete parlato? Allora, 2023 avevo 0,9. Però questo ci sembra molto ottimista, la previsione del GDP 2023. L'anno prossimo, perché non vedete una recessione? Comincio la seconda domanda, quella della recessione. La previsione di base è 3,9 per 2023 e 1,9 per 2024. E questa è la previsione di base. E questa è una proiezione dello staff. Abbiamo anche un scenario più pessimista su base premesse, base premesse già si sono verificate. Allora loro abbassano da 3,1 a 2,9 per 22 e abbassano e vanno in recessione nel 23. Allora le loro previsioni di base vedono un ristagno dell'economia nell'ultimo trimestre del 22. Nella previsione di base non prevedono la recessione. Come abbiamo commentato prima, sembra molto ottimista. Allora, questo è importante, cioè, la previsione pessimista differisce, diversa, perché dice, prevede il totale blocco dell'energia russa e anche il razionamento. Tutta l'area euro e chiaramente non riusciranno a supplire a questa carenza del gas con altre materie energetiche, con altri punti energetiche. Non prendiamo in considerazione l'LNG che potrebbe prendere da altre fonti. Allora, questa è veramente la previsione, pessimistica. Ma la recessione è lo scenario pessimista. Per il quantitative tightening, che sarebbe la riduzione del portafoglio obbligazionario, siamo focussati monetary policy instrument that we can use, and we believe at the moment that it is the policy rate. Allora, a questo punto siamo focalizzati sullo strumento più alto e più efficace. Per il momento noi contiamo qui sui tassi di interesse e vedremo altre possibilità, altri strumenti. Ma a questo punto ancora prematuro. No, vuol dire che ne stanno per parlare. La prossima riunione ne parleranno, secondo me. Ho due domande. Vorrei chiedere l'inflazione dei tassi di interesse. L'azione decisa è necessaria. Lei prevede la prospettiva di oggi? Monetary policy to get a handle on inflation. And the second one relates to the restrictive of
government deposits and how they are remunerated. E depositi governativi come vengono remunerati. Has along with collateral scarcity and high excess liquidity led to a considerable divergence of short-term rates and markets. I am curious what you decided on that and how do you see the policy transition. Per i governi, il collateral, ossia cosa vuol dire, ossia pronti contro termine, resta liquidità sui mercati commerciali per i prestiti. To your first question, I think it's a process of normalization that di normalizzazione che noi abbiamo iniziato beginning in December, out of negative territory in July, and moving with this front-loading step in our allora, journey of normalization. Dicembre, e poi chiaramente facciamo, usciamo dalla fascia zero e adesso il front-loading, ossia mettere il grosso prima. Allora lei continua a ribadire questo 2% di inflazione. Adesso stiamo normalizzando. Una volta abbiamo raggiunto questa normalizzazione che ci permetterà la fiducia che noi dovremo ritornare a questo 2%. Vedremo cos'è la situazione sulla base dei dati, sulla base delle considerazioni politiche monetarie e economiche. Allora, attraverseremo quel ponte quando ci arriveremo. Allora, normalizzando la nostra politica monetaria, assicurandoci che ritorneremo al 2%. A technical press release that will describe precisely what decision we made in relation to the remuneration of government deposit. Allora riceverete anche un comunicato stampa su pagamento su depositi governativi. Thank you, President. Next question goes to Kurt Kasulek of BFM TV. Please. Mrs. Lagarde, you told us that the depreciation of the euro has been a criteria to this hike today. Does the ECB have an objective of the ha detto che la situazione dell'euro è un tema. Avete voi un obiettivo? Allora, l'impatto sulla costo delle importazioni, per esempio l'energia. E also, possiamo usare il TPI? E chi porterà, caricherà il rischio finanziario utilizzo TPI. Allora, non abbiamo nessun bersaglio obiettivo cambi, però monitoriamo con molta attenzione. Stiamo monitorando molto bene la svalutazione dell'euro. Nei confronti del dollaro in particolare. Nell'ultimo anno 12%. Certo abbiamo notato e sappiamo perfettamente che ha un impatto sull'inflazione per un, con un impatto deferito. E facciamo molta attenzione. Però non abbiamo un obiettivo come tasso di cambio. Non l'abbiamo fatto, non lo faremo. Un'altra domanda. Sul TPI. Non ho molto da aggiungere sul TPI di quello che dissi a luglio. E non credo che voi dobbiate aspettare molto di più riguardo a informazioni sul TPI. Sono discusso lungamente, ci sono dei criteri e per essere leggibili a un punto di fine, a un fine, una volta che i criteri sono stati rispettati e che le condizioni sono state, diciamo così, anche quelle del sentito, siamo pronti ad agire. I see that Balazs Kovalyov of Reuters has his hand raised. And the next question is for you. Good afternoon, and thank you very much for taking my questions.
First question Questo è il self-proof, queste sono le facility bancarie per le banche al medio termine. Sounds like gaming system to me, but I know some of my colleagues are uneasy about the prospect of this. Did you discuss today changes in telco conditions, and is this something that could be happening? Avete discusso dei cambiamenti nelle condizioni di questi prestiti? Allora, se lo scenario pessimista crescita, perché questi rischi all'inizio. Allora, quali condizioni avrete bisogno per riconsiderare la vostra strategia aumento tassi? Questa previsione pessimista è sufficiente per farvi cambiare idea? Prima domanda. Allora, questi cambiamenti a questi prestiti erano strutturati per incoraggiare le banche a prestare l'economia. Questo l'ho fatto. E questo pricing era chiaramente strutturato per questa dimensione. Adesso stiamo cambiando la politica. Ci sono dimensioni multiple, aumenti bassi, e devono rivisitare tutti i meccanismi. E questa è una discussione che avremo e darà una risoluzione. Non è stato dibattuto, però ne parleranno. La seconda domanda. Siamo in situazione? Zero tassi interessi. Anche questo front loading. Stiamo ancora stimolando l'economia. Tassi bassissimi. Poi 9,1% di inflazione. E quando il nostro target 2,3, no, chiaramente ossia non possiamo. Se il nostro provisione è già sopra il nostro target. Allora dunque chiaramente loro non riconsiderano. Loro sono decisi, anche se la situazione peggiora, questo è molto importante, sulla base dei dati. Ma se abbiamo un grosso shock dell'offerta, supply, allora lo prenderemo in conto. Conseguenze della crescita recessionaria, le conseguenze dell'inflazione. Allora, riunione per riunione, però lei dice che c'è una linea dura, non desisteranno facilmente. Thank you very much. Could I ask a question about terminal rate? Allora, lui chiede una domanda sul tasso finale. Ce lo può dire? O se questi aumenti dei tassi di interesse diventeranno più piccoli man mano che arrivato verso questo paese, verso questo tasso finale? Siamo talmente lontani. Siamo talmente lontani da questo 2% come tassi che ci hanno a tornare al 2%, che i nostri aumenti di tassi di interesse non devono essere solamente frequenti e puntuali, ma devono essere anche di una dimensione che ci permettano di tornare più velocemente al nostro target. Questa è la linea dura. Lei non dice, molto importante, non dice che noi ridurremo
l'aumento del tassi man mano che arriviamo verso questo famoso tasso finale. E più lontani siamo, più grandi devono essere gli aumenti. E perché stiamo facendo front loading? Ma questo non è front loading, invece dicendo faremo altri 75, come avevamo previsto. Qui vanno sul duro, questi sparano. Ma questo ci sarà un dibattito, ognuno avrà la sua opinione. È una decisione che dobbiamo prendere man mano che ci avviciniamo. Se stiamo veramente arrivando al nostro target medio termine di inflazione 2%. Dunque molto vaga, molto dura. Good afternoon, Madame Lagarde. I have one additional question on quantitative tightening. Would it be to end its reinvestments in the APP program in the near future? Because the Bank of England have initiated QT already for some time. Allora, quando è che voi prevedete di smettere di acquistare i bond dall'APP che era il QE tradizionale? Lui fa, prende ad esempio la Banca d'Inghilterra. Allora, veramente svolgono un ruolo questi acquisti di obbligazioni sotto più tradizionale? Io dall'ultimo giugno scorso non fare più la forward guidance, dire in anticipo, ma di lavorare riunione per riunione sulla base dei dati. Allora, l'unico punto, noi abbiamo ancora comunicazione in anticipo, è l'APP e il PEP. APP. Allora, le obbligazioni hanno comprato in base a questo programma, sono continuate e verranno continuamente reinvestiti questi proventi per mantenere la liquidità. Questa è la liquidità di cui c'erano prima. Almeno fino alla fine del 24. Avendo detto ciò, questo abbiamo detto, è focus e priorità al tasso di nostra moneta monetaria, perché questo è lo strumento più efficace per riportare l'inflazione al nostro target medio termine. Noi abbiamo tutti gli strumenti. E la politica di reinvestimento che noi utilizzeremo fa parte di questa politica. Ma sarebbe prematuro iniziare adesso. Per adesso, tassi. Sulla base dei dati, sulla base della nostra analisi riunione per riunione, per questo investimento. Sono necessarie e appropriate per rientrare al nostro target. Domanda 2. This is a matter which has been raised by many. Can we trust forecast? Can we trust? Possiamo fidarci delle previsioni? Noi eravamo sulla base dei dati che già i nostri economisti. Abbiamo anche esaminato da dove, cercato di capire dove arrivarono questi errori. Questo a tutte le istituzioni internazionali hanno sbagliato, questo per esempio, non siamo da soli. Vado a mettere in modo di Covid, la guerra in Ucraina. Il ricatto molto importante, sta parlando del ricatto energetico, questo è uno statement politico terrificante, terrificante.
prevalentemente predomina qui l'energia. Io mi prendo la colpa. E sì, abbiamo fatto errori, ma questi errori furono fatti da tutti quelli che stilarono le previsioni, ma al comune Maggio Gaudio. Allora adesso noi guardiamo le cause di questi errori. Allora noi stiamo cercando di continuamente migliorare i nostri modelli, mettere in input tutti, per utilizzare anche il giudizio per essere più precisi possibili. Ma queste cose, questi eventi non potevano essere anticipati e noi abbiamo voluto rivedere le nostre previsioni. Tutto lì. Il Sole 24 Ore. So I have two questions. One on financing conditions. As you said, they are getting less favorable for households. Le condizioni di finanziamento sono meno favorevoli per i consumatori. Ma i mercati credito obbligazionari, questo rialzo dei tassi, non è eccessivo? Allora lei dice che ancora siamo talmente lontani che il mercato dovrà inglobare o conglobare il prossimo aumento tassi di interesse. Comunque molto importante il mercato scelto. Grazie a loro sulle domande. Abbiamo preso la decisione oggi di continuare a aumentare i tassi. No, questo non è oggi e poi abbiamo finito. E continuiamo a aumentare i tassi riunione per riunione. Perché siamo lontani, questo è il crucio della questione, loro continueranno ad aumentare. Perché di nuovo il 2% medio termine target inflazione. Non sto qui a fare prima di questi cavilli il tasso neutro, il tasso finale, ma noi sappiamo che noi vogliamo arrivare a questo 2% e prenderemo le necessarie misure lungo il tragitto per arrivarci. E several che porrà la chiave, tassi, aumenti, parole dice sicuramente più di due aumenti, ma probabilmente meno di cinque. Allora, per 2-5 aumenti di tasso, è lì il discorso. E questa è la differenza che loro i riferimenti lo fanno a timely, ossia puntuale, precisi. Se questo diciamo tightening del mercato dei bond, il rialzo dei tassi. Ok, io devo andare. Gian, okay. Posso apritemi l'audio per favore? Vediamo se Gian mi può sentire. Gian, mi senti? Gian, mi senti? Penso di no. Va bene, allora ringraziamo Gian Ergas senza troppo, perché aveva oggi una giornata molto intensa per gli analisti proprio per questa conferenza, e tra poco ci raggiungerà nuovamente Alessandro Manuta sul discorso dell'euro, perché effettivamente Christine Lagarde ha parlato dell'euro e vediamo che cosa sta succedendo. Tra poco si collegherà e lo andremo a rivedere insieme. Insomma, comunque possiamo riassumere le domande, quelle principali ovviamente che hanno toccato i punti fondamentali del discorso di Christine Lagarde sono state fatte. Allora partiamo da questi 75 punti base. Christine Lagarde ovviamente ha ribadito che da adesso in avanti si proseguirà con un rialzo dei tassi di interesse e non ha dato indicazioni su quanto sarà il rialzo dei tassi nelle prossime riunioni. Perché? Perché fondamentalmente l'entità di questi rialzi sarà direttamente proporzionale a quello che accadrà sul fronte macro, quindi
con i primi effetti del rialzo dei tassi e di conseguenza anche con tutte le questioni più esogene che vanno e che andranno a intersecarsi nella realtà. Indubbiamente però Christine Lagarde non ha nascosto la preoccupazione rispetto a un rallentamento decisamente visibile dell'economia dell'Eurozona, ha parlato anche di una fiducia che sta scendendo in modo significativo, questo sappiamo molto bene che porta a non investire appunto sulla zona euro ed è anche per questo che ci possiamo poi tra poco anche graficamente ricollegare al discorso dell'euro, però in qualche modo la parola recessione l'ha tenuta ancora lontana. Giusto per dare riferimenti a chi magari si fosse collegato solo adesso, il tasso principale quindi sale a 1,25% con questo rialzo di 0,75, il tasso sui depositi 0,75, il tasso sui prestiti marginali a 1,5%. Naturalmente tutti questi step con questa politica monetaria che una cosa importante che ha detto Lagarde, ha detto non siamo in ritardo, perché sapete che è un po' la critica che è sempre stata mossa non solo alla Banca Centrale Europea, anche alla Fed, anche se poi la Fed ha cominciato prima con una politica monetaria più restrittiva, ma banalmente perché l'inflazione in America è sempre stata più alta, adesso anche in Eurozona insomma ce l'abbiamo alta, però dice noi siamo in viaggio, questa è un'espressione che ha utilizzato per dire abbiamo cominciato e proseguiremo per arrivare appunto al target del 2%. Le stime sull'inflazione che ora si attende la Banca Centrale Europea 8,1% nel 2022, quindi con il primo avvio del rialzo dei tassi, 5,5% nel 2023 e 2,3% nel 2024, appunto è quanto si legge nel comunicato stampa. Però appunto poi ci sono tutti i dati sulla crescita dell'Eurozona che ci portano a una situazione ancora molto in rallentamento. Allora, Alessandro Manunta è di nuovo con noi. Alessandro. Ciao Mario, ti ho trovati. È stato un fuori programma perché mentre sentivamo Christine Lagarde io ho mandato un messaggio, anzi Alessandro Manunta mi ha mandato un messaggio come per dire hai visto cosa è successo all'euro dollaro, perché ne abbiamo parlato prima e adesso magari riassumiamo velocemente quello che avevi previsto Alessandro per chi magari non ti avesse ascoltato e solo dopo andiamo a vedere come sta l'euro dollaro. Allora, che cosa avevi detto prima della conferenza stampa di Christine Lagarde? Sì, ci trovavamo in zona 1,002,250 nel momento in cui stavamo appunto parlando dell'euro dollaro e quello che mi aspettavo a livello ciclico era una discesa proprio durante il comunicato, cosa che infatti è avvenuta pochi minuti dopo il comunicato, circa 4-5 minuti dopo il comunicato ha iniziato a aumentare la volatilità, il target doveva essere 0,994, 0,992 ed è andata a prendere proprio 0,993 praticamente, 2,87 per l'esattezza. Certo. E peraltro Christine Lagarde ha proprio parlato del deprezzamento dell'euro che avrebbe contribuito a questa spinta inflazionistica, insomma si è concentrata, ci eravamo chiesti in qualche modo se il suo ragionamento sarebbe andato proprio a parare molto, no, sul discorso dell'euro, mi pare che di sì, effettivamente anche le domande che le sono state poste sono andate in questa direzione. Andiamo a vedere intanto anche il grafico dell'euro dollaro che appunto vede... Sì. Ancora l'euro sotto la parità, appunto 0,9957 in questo momento, l'euro sta perdendo lo 0,50% nei confronti del dollaro. Alessandro. Sì, è chiaro che adesso, dopo essere andato a prendere questo massimo ciclico settimanale, quindi a livello intraday, adesso ci aspettiamo ancora una discesa da parte dell'euro dollaro. Se il target poteva essere 0,994, con 0,992, tra oggi e domani, è chiaro che con questa volatilità dovesse, adesso manca ancora 25 minuti a chiudere una candela oraria, che per me è molto importante per l'intraday, lavorando proprio in H1 sull'intraday, è chiaro riuscire a capire dove l'euro dollaro si può fermare. Per me potremmo rivederlo su una zona a questo punto molto importante nella seduta di domani, ovvero zona 0,99,1,50, 0,99,1, che è un livello oltretutto che ha fatto da supporto, vediamo anche qua, se no possiamo scendere addirittura a zona 0,98,8,40, dove troviamo un supporto che ha battuto il 5 settembre, il 6 settembre, quindi parliamo dell'altro ieri, c'è tornato ieri e secondo me a questo punto ci può tornare anche nella seduta di domani, dove noi ci aspettiamo un minimo tra domani mattina, domani primo pomeriggio e quindi ecco lì l'euro dollaro potrebbe tornare.
quello a quel punto potrebbe essere il punto di cui abbiamo parlato di rimbalzo dell'euro infatti, dollaro. Infatti, infatti. E poi, beh, appunto, avevamo anche detto, Alessandro, che evidentemente anche le previsioni sull'andamento dell'euro dollaro sarebbero state relative anche alle stime, alle previsioni economiche. Sono state tagliate le stime del PIL dell'Eurozona, per esempio, no? Nel comunicato si legge che dopo un rimbalzo nella prima metà del 2022, questi dati recenti, ma questo lo sapevamo già perché il rimbalzo c'è stato all'inizio del 2022, proprio dopo la ripresa del Covid, adesso un rallentamento che però dovrebbe portare a un ristagno, ho usato proprio questa parola, dell'economia nel corso dell'anno e nel primo trimestre del 2023, quindi insomma l'ultima parte dell'anno, se il primo semestre non è stato brillantissimo, dobbiamo mettere in conto che anche il secondo semestre, quello che stiamo già vivendo, insomma, non lo sarà, e nemmeno l'inizio del prossimo anno. Poi, insomma, magari dipende un po' quello che succederà. Ovviamente adesso è un po' troppo presto, anche perché poi bisognerà vedere anche che effetto avranno le politiche monetarie, appunto, delle banche centrali. Poi cercheremo di capire se la situazione potrebbe cambiare. Però insomma, mi pare di capire che fino ai primi mesi del 2023 resteremo un po' in questa situazione. E non solo, mancando comunque ancora parecchio, perché stiamo parlando da qua a 5 mesi, praticamente a 6 mesi, è molto pericolosa questo scenario per l'euro-dollaro, che in questo momento oltretutto sta provando un piccolo rimbalzo, però è proprio pericoloso, perché l'euro-dollaro, finché tiene zona 0,98, è comunque vicino alla parità, e quella parità, finché ce l'ha vicina, cercherà sempre in qualche modo il prezzo di richiamarla a sé. Nel momento in cui si dovesse realmente realizzare uno scenario, concretizzare uno scenario del genere, e quindi da qua a fine anno il prezzo non dovesse riuscire a tenere zona 0,98, questo diventerebbe un grossissimo problema a livello di prezzo per l'euro-dollaro, perché a quel punto c'è l'ipotetico scenario, giustamente, che il primo magari trimestre proprio del 2023 sia completamente negativo, e attenzione, perché rotta zona 0,98 l'euro-dollaro ha un buco fino a zona 0,91, zona 0,92, quindi veramente pericolosissimo se si dovesse concretizzare uno scenario del genere. Momentaneamente manca troppo tempo per fare questo tipo di discorso, per parlare di febbraio o marzo del 2023, manca veramente tantissimo, secondo il mio modestissimo parere, quindi momentaneamente sta tenendo questa zona 0,98. È importante per me, ecco, fondamentale sul breve periodo capire proprio la seduta di domani, se domani lui dovesse riuscire a chiudere comunque quantomeno vicino alla parità, quindi questo sarebbe un buon elemento quantomeno per far sì che si concretizzi questo rimbalzo a 1,02 di cui abbiamo parlato in precedenza. Certo, assolutamente sì. Va bene Alessandro, allora grazie per essere intervenuto nuovamente, però ci sta, perché poi abbiamo fatto le previsioni pre e previsioni invece post, e vediamo, insomma, in qualche modo erano allineate, questo a... Sì, abbiamo corso il rischio, perché una volta siamo andati a target, ma ne abbiamo dati. È vero. Ma sai, in questo momento molto genericamente sappiamo un po' quali sono gli indicatori che vanno poi a incidere nei movimenti. Poi ci mancherebbe, è ovvio che se Christine Lagarde avesse detto chissà che cosa di non atteso, allora magari avremmo potuto vedere movimenti più improvvisi, però insomma questo, esatto, era un po' nelle attese. Esatto, complesso da immaginare, ecco, esatto. Difficile da immaginare, quindi tutto secondo le aspettative. Esatto. Grazie Alessandro Manunta, scrivete Alessandro se volete altri suggerimenti, insomma, a presto e buon proseguimento di giornata. Grazie di nuovo, buona serata, buon trading, ciao ragazzi. E allora sì, è tutto nelle attese, appunto, probabilmente qualcuno potrebbe dire di no, perché c'era chi si aspettava una politica meno aggressiva, un po' più da colomba, effettivamente la divisione tra falchi e colombi in questo caso era ancora più netta, chi invece si aspettava anche un rialzo più importante, 1%, però chiaramente, ecco, lì probabilmente le conseguenze sarebbero state diverse, perché l'economia avrebbe avuto una fiammata importante che arrivava dai tassi, quindi di conseguenza un rallentamento ancora più evidente. La Banca Centrale Europea, così come le banche centrali in generale, devono tenere monitorata l'inflazione molto alta. In Europa siamo al 9%, nello stesso tempo non penalizzare troppo l'economia, che potrebbe andare anche in recessione. Per ora Christine Lagarde l'ha scongiurato, anche se ha parlato di ristagno, insomma, di stagnazione, quindi la situazione non è sicuramente positiva. L'iter continuerà, l'entità del rialzo dei tassi, ha detto Christine Lagarde, non
diciamo si dovrà vedere a seconda dei dati macro. A questo punto, visto che sta parlando ancora Christine Lagarde, facciamo così, lasciamo in lingua originale. Io vi saluto, vi invito a rimanere su le fonti TV. Dopo la conferenza proseguirà il nostro palinsesto naturalmente e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Continuiamo a sentire Christine Lagarde. You couldn't forecast the war in Ukraine. You couldn't forecast the gas embargo that's happening. But nevertheless, are you worried about the credibility of the ECB? Because every time you need to basically accelerate. And the second question, if I can come back on the exchange rate, obviously you've said it several times, you are not targeting a level, but can you elaborate on the effect that the exchange rate has on the current economic climate here in the Eurozone? On you, thank you very much for your question. Good piece in Le Monde this morning, by the way. On the need to accelerate, what I can tell you is that at this point in time, with the numbers that we have, with the dynamics that we see, with the sources of inflation, with the forecast that we have, we are determined to move, and to move at this timely pace that is referred to in the monetary policy statement, which means that as we are deviating from target and with the high numbers that we have currently, we need to front load as we have this time around, and we need to continue hiking. That's our determination. Yes, we had to accelerate because when you are faced with new data, with new analysis, with a new forecast, you of course have to adjust. And I think that our credibility will be judged by whether or not we return inflation to the 2% medium-term target as we are committed to. On the second one of the impact of the depreciation of the euro in effective term and relative to the dollar, I don't have a decomposition right now of how much exactly it contributes to the inflation as it stands, but it will be available in the documentation that will be published later on. Suffice to say that indeed it has a direct impact on our imports in particular, to the extent that most of the energy products are issued and denominated in US dollars. Thank you, President Lagarde. This brings our press conference to an end. Thank you very much, everybody, for following. The next scheduled press conference is on the 27th of October. Up until then, I wish you all the best. Good afternoon. Bye-bye.